L'architettura olandese ha un fatto tematico, metodologico più semplice forse rispetto, paradossalmente rispetto all'architettura italiana, credo, che ha dei contesti dove si opera abbastanza definiti, formali, i polder, no? I polder, queste isole che vengono reclaiming land from the sea, insomma del suolo, no? Riempito dal mare, attraverso delle lide, delle dighe, costituiscono una sorta di base dove proiettare le varie politiche o le varie idee o le varie ricerche rispetto. In realtà è più complesso identificare con questa chiarezza una territorialità in Italia, ad esempio. Non so, io vengo dal Veneto, si parla di città metropolitana da tantissimi anni, però non si sa ancora com'è. Ecco, qua c'è un dato formale abbastanza evidente, che è il polder che aiuta. E su questi polder, come sono, questo è il polder più vecchio del 1612, che è il polder Beemster, nord dell'Olanda, e che è proprio, adesso è tutelato dall'UNESCO, insomma. Quindi, sono stati reclaiming land from the sea. In realtà, più che avere un'idea, un ideale di una città, l'idea di città ideale, gli olandesi hanno un'idea di suolo ideale. L'unica città ideale che conosco olandese è quella di Simon Stevin, che era un ingegnere matematico, che in realtà però concepiva questa città esattamente come un polder, ecco. Non ci sono le armonie di Pio della Francesca oppure nemmeno la circolarità di non so, Sforzinda. Ed è interessante come le ricerche continuano ad elaborare metodologie tecniche su questa base, che è la base di intervento vero e proprio. Questa è una mappa elaborata da Clemens Steinberger, che forse è uno dei più grandi landscape architect o scienziato del paesaggio al mondo, che insegna anche alla nostra università, che ha mappato a livello formale tutti i tipi di forma del territorio. Ecco, quali sono quelli più tondi, quali sono quelli più. Ma non solo. Ha mappato come può essere insediato uno schema, un tipico polder del XX secolo, che tipo di insediamenti prevede, quali sono tutte le varie possibilità di intervento, no? E in questo caso ad Almere lui ha individuato anche a livello ideale quali sono le condizioni ideali per lavorare su questo polder, come quando ci metto un'infrastruttura, cosa succede, che tipo di relazione c'è tra infrastrutture e realtà urbana, tra le idrovore, la posizione delle idrovore, tra la parte ecologicamente più sensibile e il territorio che viene prodotto, la dimensione delle dighe. È stato un lavoro assolutamente, si potrebbe dire, infinito per mappare tutte le varie potenzialità. Oppure tra analisi comparative, ad esempio. Questo è un lavoro scientifico, no? Comparare le varie forme e tipo cosa è in grado di ricevere, che tipo anche di strategie territoriali, architettoniche, di paesaggio sono in grado di ricevere queste isole di terra. Ecco. Oppure, altra questione, siccome costano molto a mantenerle, molte volte si pensa anche a sommergerle. Ad esempio l'area del Drenthe di Groningen, giù di lì, che non è molto al di fuori della Randstad, mantenere questo terreno è molto costoso. Quindi ogni tanto c'è qualcuno che dice che. Oppure anche nel centro dell'Olanda, sì, gente che ci costruisce la casa, però gliela ripagano, però lì inondano perché hanno bisogno anche di avere dei serbatoi per l'acqua, soprattutto. C'è stato questo problema dopo lo tsunami, hanno avuto un po' di paura, ecco, diciamo. Ecco. L'altra questione è quella legata all'infrastruttura, secondo me è abbastanza importante. In un contesto simile, è altresì ovvia l'importanza assunta dell'inserimento delle infrastrutture.
soprattutto quelle legate alla mobilità. La mobilità, specialmente alcuni anni fa, è diventato il motore di tutte le ricerche per l'analisi e la progettazione del territorio. Quindi c'è la questione di analisi formale della base, ma anche di analisi relazionale tra la base e l'impatto dell'infrastruttura. Tale ricerche trovano una loro consistenza anche nelle problematiche emergenti della linea ad alta velocità, che si chiama HSL, che connette Amsterdam a Parigi, o Amsterdam a Colonia, e quindi che adesso è completata, che ha generato però una sorta di impatto in questi polder. Ha lasciato dei segni forti sul territorio. Infatti questi segni, la logica dell'alta velocità non è la logica della realtà territoriale concepita molto tempo addietro. Quindi anche capire qual è l'impatto, anche lavorare su questo tipo di conflittualità, no? Analizzarle anche, è diventato uno dei temi più importanti per molti di questi architetti, soprattutto per quelli legati a quei famosi landscape architect. E l'approccio è stato molte volte intelligente, no? Con progetti intelligenti, altre volte bisogna anche fare, Amleto si è finto pazzo per farsi credere, no? Quindi bisogna anche urlare alcune volte. Quindi molte anche delle forme così triviali e un po' eccessive che si vedono, hanno un po' la caratteristica di far vedere questi spazi, far vedere i leftover lasciati dall'infrastruttura, la proliferazione di sottopassi, ad esempio, o, no, vedremo forse la prossima settimana qualcosa. Quindi comunque hanno suggerito una serie di interessanti problemi da risolvere, anche un campionario di soluzioni. Interessanti io credo siano i leftover spaces, quelli tagliati, quello che rimane tra l'infrastruttura e la realtà territoriale. Ecco questo. Altre questioni sono la proliferazione di quelli che sono stati anche studiati da Rem Koolhaas, i transferia, quindi i porti di intermodalità veicolare, no? Che sono quasi sempre all'esterno della città. Anche questi sono diventati spazi molto interessanti, anche dal punto di vista dello spazio pubblico, credo, perché in realtà lo spazio pubblico in Olanda nasce sempre da una questione tecnica, non è mai progettato lo spazio pubblico. La Dam Square nasce sulla Dam, cioè sulla diga. I parcheggi dei centri commerciali nascono vicino e sono questi i nuovi posti d'incontro. Quindi c'è anche un'attenzione anche rinnovata rispetto alle qualità dello spazio pubblico all'interno della città, ma anche in questi nuovi tipi di spazi, quelli che Marco Giuseppe chiamava i non luoghi. Ecco. Altra questione, ecco, quando si lascia, è quella legata a Schiphol, all'entità urbana anche generata da Schiphol, che ha generato realizzato la città generica immaginata da Koolhaas, no? Ha un'autorità anche amministrativa rispetto ad Amsterdam, Schiphol ormai è assoluta, no? Cioè, i propri musei, e anche appunto l'impatto che queste, anche la necessità di avere un territorio che sia amministrabile per fare questo tipo di lavori, no? Senza avere... E il fatto che il planning non si fa più sui tracciati storici, ma sui sound noise map degli aerei, ecco, questo è un altro dato abbastanza interessante. Ecco, questo diciamo credo sia un po' l'ambiente che sta un po' a monte delle questioni, e lì si possono spiegare i vari anche approcci, no? Anche quello che ha il propeller di tutta una serie di ricerche a livelli diversissimi, credo, no? Immaginare un nuovo ruolo, credo, per immaginarsi anche un nuovo ruolo in questa realtà. Cosa serve l'architetto? Che tipo di ruolo può avere? Insomma? E in questo senso si chiedeva, ad esempio, Vinnie Maas, quando ha elaborato il suo Metacity Data Town, no? Una sorta di mettere in relazione data più che mettere in relazione oggetti, ecco.
oppure immaginare scenari urbani come Big City, una città per produrre maiali. A me mi è successo, ero rimasto sorpreso, quando lavoravo a studio c'è venuto un cliente che ci chiedeva di fare un grattacielo per coltivare pomodori. Non più in serra, però a densità, quindi ecco questo, quindi intravedere nuove possibilità e anche ovviamente anche il valore della forma architettonica assume gli aspetti più diversi, tra volte interessanti, a volte non interessanti, credo, quindi come nel caso della Shu, oppure anche questa è la sede della Unilever a Rotterdam, quasi impossibile, quasi riprendono temi delle avanguardie, un po', devo dire, fanno un po' tristezza gli temi delle avanguardie costruttiviste degli anni 20. Se in realtà questo edificio è concettualmente scadente, tecnicamente mettere quel volume lì sopra un isolato urbano è stato un achievement tecnico, quindi c'è sempre una sorta di plus in ogni tipo di operazione.